Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Dunque il calcio sta iniziando a prendere in considerazione l'ipotesi di un piano B nel caso in cui il campionato non dovesse riprendere, cristallizzazione della classifica, scudetto che potrebbe non essere assegnato, mentre per quanto riguarda le retrocessioni potrebbero essercene due per mantenere il format attuale, oppure potrebbero addirittura non esserci con un campionato a 22 squadre. Raimondo De Magistris, che cosa pensi di queste ipotesi? Sono soluzioni realizzabili? Ciao Lorenzo, buonasera. Come hai sottolineato tu in apertura, è una Serie A, una federazione che inizia davvero a studiare il piano B, come aveva consigliato il CONI nelle ultime settimane. CONI che tra l'altro oggi ha presentato al Ministero dello Sport un piano per la ripartenza in sicurezza dello sport, degli sport e quindi anche del calcio. Chissà che nei prossimi giorni il protocollo medico della FIGC non si rifaccia anche a questo protocollo del CONI. Ma tornando al calcio, si inizia a valutare la possibilità di un piano B. Perché? Perché le ultime indicazioni che sono arrivate dal governo hanno dato ulteriori incertezze sulla possibilità di una ripartenza. Il 18 maggio degli allenamenti collettivi nei centri sportivi delle squadre, ma poi chissà, per i campionati, per la ripartenza reale delle gare non ci sono certezze. La Lega ieri, piuttosto furiosa alle ultime decisioni rispetto alle ultime decisioni del governo, ha comunque sottolineato che non si potrà ripartire oltre il 14 giugno. A questo punto i tempi stringono, la UEFA cerca e chiede una risposta entro il 25 maggio sulla ripartenza o meno dei campionati e quindi si inizia a valutare un piano B. Non assegnazione dello scudetto, mi sembra quasi scontato questo primo punto, perché già la Juventus è stata abbastanza chiara su questo tema, non vorrebbe uno scudetto di un campionato non concluso. Saranno comunque da indicare invece alla UEFA le squadre che parteciperanno alla prossima Champions e alla prossima Europa League, e qui, come ha consigliato la UEFA, ci si baserà sul merito sportivo e poi promozione e retrocessione. Lì sarà davvero un bel duello, un bel dilemma. Ad oggi l'ipotesi più probabile è quella di una Serie A 2021 a 22 squadre, con il blocco delle retrocessioni e la promozione delle prime due in classifica attualmente in Serie B, quindi Benevento e Crotone, bloccando quindi i playoff. Ovviamente questo potrebbe scontentare qualcuno, come ad esempio il Frosinone, l'ha già fatto sapere, ma poi c'è a catena da decidere su tutte le altre promozioni e retrocessioni, B, C, C, D, e in questo senso anche Ghirelli, Sibilia hanno diramato dei comunicati piuttosto concilianti negli ultimi giorni. Però dovrà essere la federazione a decidere, una federazione che adesso sta davvero iniziando a studiare il piano B, perché la possibilità che il campionato di Serie A non riprenda e non si concluda è sempre più concreta. Bene, salutiamo adesso l'avvocato Cesare Di Cintio. Buonasera, benvenuto. Buonasera e buonasera a tutti. Parliamo di quello che potrà succedere nel caso in cui il campionato non dovesse ripartire, se la Serie A dovesse restare così com'è, inevitabilmente ci sarebbero i ricorsi dei club di B esclusi. Che scenari quindi prevedi? Premesso che oggi è molto complicato fare delle previsioni, perché è chiaro che si sta andando e si cerca di andare verso una soluzione che porti le squadre a completare la competizione, perché questo è l'indirizzo che viene dalla UEFA. La UEFA vuole, per le qualificazioni alle competizioni internazionali, che vengano conclusi i campionati. Poi la UEFA però ha diramato anche delle raccomandazioni che prevedono un piano B e un piano C, no? Il piano B sarebbe rappresentato appunto dalla ridisegnamento della competizione, vale a dire, non si possono giocare tutte le partite, allora accorciamo la competizione e diamo sbocco a playoff e playout per determinare le promozioni, per esempio, dalla B alla Serie A, e playout per quanto riguarda la retrocessione dalla Serie A alla Serie B. Il tema scudetto è un tema che sarà competenza della federazione, del Consiglio federale, dover disciplinare. Poi, per quanto riguarda invece il piano C, l'ultima ed extrema ratio è quella che la UEFA individua nella cristallizzazione delle competizioni, però è chiaro che qui influiranno molto le decisioni dei singoli governi europei, e in questo caso bisognerà vedere in Italia come si svolgeranno le varie fasi della fase 2, fase 3 dell'epidemia, se consentiranno appunto un ritorno in campo. È chiaro che le decisioni che verranno assunte dal Consiglio federale, nel rispetto comunque delle direttive UEFA, potrebbero dare adito a recriminazioni e quindi a ricorso da parte delle società che si potranno sentire danneggiate.
Ecco, ci sarà poi tra i vari aspetti da analizzare anche da ridiscutere il rapporto tra i club della Serie A e le Pay TV. C'è chi parla della possibilità anche di rivedere l'accordo triennale. Il tema televisione è il tema secondo me più importante. Oggi la Serie A comunque sopravvive grazie alle televisioni che consentono ai club di competere e consentono ai club di mantenere i costi che oggi non sarebbero sostenibili soltanto con le entrate da ticketing e da sponsorizzazioni. Il tema televisioni è un tema molto delicato, guarda, tra l'altro anche a livello politico si è discusso molto. Sono da oggi, non sono da soltanto da oggi le polemiche che ci sono state con il ministro dello sport Spadafora, che avrebbe voluto, nel caso di ritorno alle competizioni, una visione in chiaro delle partite. Però è chiaro che qui ci si scontra con i contratti già sottoscritti e con una norma di legge prevista appunto dalla legge Melandri, che prevede che questi diritti vengano ceduti dalla Lega in esclusiva ai broadcaster televisivi che partecipano a un concorso da questo punto di vista. Quindi è chiaro che anche la richiesta da parte del ministro è una richiesta da questo punto di vista non accettabile se ci mettiamo in prospettiva ovviamente televisioni. È chiaro che nel futuro, dal mio punto di vista, potrebbero anche esserci ridisegnamenti e ripensamenti dei rapporti tra club e televisioni. Ecco, poi altro tema interessante da affrontare è quello degli eventuali possibili tagli degli stipendi dei calciatori, soprattutto se il campionato non dovesse ripartire, si dovrebbe procedere a dei tagli netti da parte dei calciatori. Anche in questo caso, che soluzioni, che scenari prevedi? Anche qui siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché ad oggi tutti aspettano appunto il ritorno in campo per evitare di andare a questo scontro. Diciamo che il campo oggi rappresenta quell'elemento che potrebbe tacitare tutti per quanto riguarda gli introiti e per quanto riguarda le spese, no? Con riferimento ai club. È ovvio che completare la competizione o ridefinire la competizione è la soluzione più semplice per quanto riguarda il tema stipendi. Ci tengo però a sottolineare che in caso di interruzione del campionato si porrà e si potrà porre questa tematica molto delicata. I contratti collettivi, tuttavia, i contratti collettivi sia di allenatori che di giocatori non prevedono caso di impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa di forza maggiore. E questo tema è un tema molto delicato perché è chiaro che se da un lato al calciatore non può essere addebitata la responsabilità di una mancata prestazione, dall'altro è legittimo che il club possa chiedersi se questa prestazione debba essere corrisposta. Io credo che la soluzione migliore, come sempre, è il compromesso e l'accordo per la sopravvivenza del sistema, perché calciatori e club non sono altro che due facce della stessa medaglia. Non ci può essere campionato e non ci può essere competizione se non ci sono club e calciatori. Quindi lo scontro sicuramente sul tema stipendi non può che essere negativo, però ci sono club che hanno già dato un esempio molto importante, mi riferisco alla Juventus che ha fatto da apripista, la Roma che ha seguito questa linea, ma anche lo stesso Parma. Io credo che alla fine prevarrà il buon senso, perché il buon senso deve prevalere, perché comunque navighiamo e navigano atleti e club all'interno delle stesse acque, no? Quindi è chiaro che le acque non possono essere agitate, ma devono essere acque che consentano a tutti di arrivare in porto in maniera sicura. Grazie all'avvocato Di Cintio. Adesso saluto Lorenzo Di Benedetto con il quale parliamo del mercato e in particolare di Ken, che reduce dalle polemiche per una festa in piena quarantena a cui ha partecipato, potrebbe adesso tornare in Italia dopo l'esperienza all'Everton. Roma e Inter sono sulle sue tracce. Sì, ciao Lorenzo e buonasera a tutti. È scoppiato il caso Ken all'Everton dopo il party organizzato dallo stesso ex attaccante della Juventus. È arrivata nelle ore successive anche la risposta del club, ha detto siamo inorriditi dal suo comportamento e questo lascia pensare che i giorni all'Everton di Moise Ken siano già arrivati alla fine. Ricordiamo il passaggio dell'attaccante classe 2000 dalla Juventus al club di Liverpool la scorsa estate per poco meno di 40 milioni di euro. Ecco, adesso si parla di quello che potrebbe essere il possibile ritorno di Moise Kean
in Italia. Non alla Juventus perché non interessa, ai bianconeri però ci sono vari club, la Roma probabilmente su tutti che sta cercando un attaccante, quest'anno Nikola Kalinic non ha dato quelle garanzie che ci si aspettava, anche se il titolare è e resterà Edin Dzeko, ma oltre alla Roma c'è anche il Napoli perché si parla del valzer degli attaccanti con Milik che potrebbe andare via, potrebbe arrivare sì Mauro Icardi in azzurro, però Moise Kean sarebbe sicuramente un investimento per il presente ma anche per il futuro. E non bisogna tralasciare neanche l'Inter perché in queste ore si ragiona in casa nerazzurra di quelli che possono essere gli avvicendamenti in attacco, si parla di Cavani, si parla dell'addio di Alexis Sanchez, ma come detto anche per il Napoli l'investimento di Ken sarebbe anche per il futuro. Qualche riserva sul carattere, è questo il nodo da sciogliere soprattutto in casa nerazzurra, perché Ken ha dimostrato nella sua fin qui breve carriera di avere degli alti e bassi. A proposito del carattere, a proposito del comportamento, staremo a vedere quello che succederà. Una cosa è certa, l'anno prossimo potremo rivedere Moise Kean in Serie Bene, grazie. Parliamo adesso del Brescia che si è schierato dalla parte delle decisioni prese fin qui da parte del ministro dello sport Spadafora. Il punto della situazione ce lo fa Patrick Iannarelli che è in collegamento con noi. Buonasera. Sì, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Continuano le polemiche a distanza tra la Lega Calcio e il governo per la ripresa della Serie A. Massimo Cellino è uno dei protagonisti, visto che il presidente del Brescia ha sempre confermato di non voler riprendere il campionato. Nella serata di ieri la società lombarda ha diramato un comunicato riguardo alle parole del ministro Vincenzo Spadafora. La società Brescia Calcio esprime pieno sostegno nei confronti del ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora per le decisioni serie e responsabili adottate. In una situazione tanto delicata quale sta attraversando il nostro paese, siamo certi che il ministro, seguendo la linea fin qui tenuta, saprà indirizzare la pratica del calcio e della Serie A nelle modalità più corrette e appropriate. Questo vuol dire che il Brescia esprime solidarietà nei confronti del ministro proprio per aver tenuto il punto. Il ministro non voleva riprendere il campionato, il Brescia è d'accordo con queste decisioni. Continuano dunque le polemiche velate anche a distanza tra le parti, con il presidente Cellino che non molla la presa. Il Brescia ad oggi non vuole assolutamente riprendere il campionato. Passiamo alla Juventus che non ha ancora convocato i propri giocatori per la ripresa degli allenamenti. Quali sono allora, e mi rivolgo a Giovanni Albanese, il nostro corrispondente sulla Juventus, le indicazioni che arrivano dal club bianconero? Sì, ciao Lorenzo, la Juve non ha ancora diramato le convocazioni per i propri calciatori e di fatto il club mantiene il silenzio, rimandando tutto alla prima dichiarazione del presidente Andrea Agnelli all'inizio dell'emergenza, ovvero la salute pubblica è la priorità assoluta. Dei calciatori che vivono all'estero queste settimane di isolamento, concretamente è tornato solo Miralem Pjanic da una settimana e il centrocampista bosniaco si allena all'interno della propria residenza a torinese. Gli altri potrebbero rientrare entro il prossimo weekend, considerando che dovendo osservare 14 giorni di quarantena per essere presenti già al primo allenamento, in teoria in programma al 18 maggio, dovranno far rientro in Italia entro il 4 di maggio. Ma siamo solo in questo momento nell'ordine delle teorie, perché di fatto non c'è alcuna certezza sulla ripresa del campionato di Serie A e fino a quel punto difficilmente la Juve deciderà di richiamare i propri calciatori, non avendo la certezza di poter riprendere il campionato. Insomma, una situazione abbastanza confusa al momento. La Juve resta in silenzio e resta in attesa di evoluzioni. Quando ci saranno delle certezze rispetto alla ripresa del campionato, a quel punto le convocazioni saranno diramate, il piano rientri nel concreto è già pronto. Da Torino è tutto. Parliamo anche dell'Inter perché era tutto pronto da Piano Gentile per la ripresa dei lavori dei nerazzurri, ma anche in questo caso la decisione è stata rimandata. Ci dice tutto in collegamento con noi Alessandro Rimi. Ciao Lorenzo, buonasera. È un periodo molto importante questo per quanto riguarda le squadre
Di Serie A, nella speranza, perché poi insomma di unanimità abbiamo parlato, no? Insomma, lato Lega, perciò anche l'Inter evidentemente non ha preso una posizione diretta attraverso un singolo dirigente, insomma, comunque però evidentemente anche lei ha voglia di ripartire. Al momento non sappiamo ancora come e né quando, nel senso che il 4 maggio soltanto individualmente ci si potrà allenare, perciò a quanto ci risulta, insomma, l'Inter in questo momento sta proseguendo gli allenamenti appunto individuali con i giocatori attraverso chiaramente una videoconferenza live tutti i giorni e con Antonio Conte che evidentemente è lì a giudicare la qualità dei vari allenamenti, del training, no? Insomma, al mattino si va molto di fisico e poi insomma tanta corsa, dinamismo, cyclette, tapis roulant nel pomeriggio con l'aiuto e chiaramente col supporto. Presenza ovviamente anche di Antonio Pintus per quanto riguarda la preparazione atletica, in attesa di capire se il 18 maggio ce lo dirà il governo a sua disposizione, evidentemente dalla federazione, la pressione anche da parte della Lega per quanto riguarda il ministro Spadafora, la possibilità di tornare ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile. E poi, insomma, in giugno, insomma, la speranza della Lega, questa è e questa rimane, di far ripartire definitivamente e tornare a giocare per quanto riguarda il campionato, ma in generale per la stagione. Beh, restiamo sull'Inter e parliamo di mercato, in particolare della questione Cavani che abbiamo affrontato anche ieri. L'uruguaiano è un'ipotesi per i nerazzurri e oggi ha fatto il punto della situazione proprio su Cavani, intervenendo a TMV Radio, Paolo Paganini della RAI. Facciamo un giro di nomi così andiamo un po' a sfrugugliare Paolo Paganini. Paolo, Cavani. Cavani, so che gli agenti del giocatore hanno. C'era stato il discorso, ricordiamo tutta la trattativa con l'Atletico Madrid, ma lui pare voglia tornare in Italia, si è sentito con Conte e allora i suoi agenti hanno parlato già 2 volte con Marotta, quindi Cavani diventa un obiettivo di mercato per l'Inter, ricordiamo che va a parametro zero, ma ha un ingaggio molto alto, sui 10 milioni di euro Vale, si l'anno. abbasserebbe l'ingaggio, no? E lo spalmerebbe, credo, in un prolungamento di un contratto. In quel caso, Cavani, Lukaku, la coppia, Lautaro parte, arriva pure Mertens. Potrebbe essere questo uno scenario Inter? Guarda, l'Inter, Lautaro lo cede se sostanzialmente il Barcellona, che è la società che è più in pressing su di lui, paga la clausola di contratto oppure inserisce giocatori che possono andare bene alla dirigenza dell'Inter, tipo Arthur. Altrimenti Lautaro non va via, cioè l'Inter giustamente non lo svende. Vuole sapere se Icardi lo prende la Juve. Che gli dice a Santarelli? Lo prende Icardi la Juve oppure... Ma guarda, Sì. il discorso sì, la Juve dipende dal Paris Saint-Germain, Esatto. Beh, se va via Quindi la domanda, Paolo, è: il Paris Saint-Germain riscatta Icardi dall'Inter o no? Ma sai, se cede Cavani, cioè se cede, se la non rinnova il contratto a Cavani, è chiaro che per il Paris Saint-Germain si apre un discorso legato alla prima punta, no? Per cui da questo punto di vista, io so che parlando anche con dei colleghi francesi, il Paris Saint-Germain non vuole riscattarlo a 70 milioni di euro, che è la cifra concordata inizialmente con l'Inter. Con le parole di Paolo Paganini siamo così arrivati alla conclusione del nostro TMV News. Grazie come sempre per averci seguito. Buon proseguimento di serata e appuntamento a domani.